due reti dell'argentino nel primo tempo bastano alla squadra di Conte per superare i bianconeri e centrare un nuovo record. Nella ripresa arriva il gol di Valotti. Ma i tre punti restano a Milano quasi due mesi a inseguire, ora ecco il sorpasso. L'Inter batte la Spal 2-1, si riprende il primo posto, perso nello scontro diretto del 6 ottobre, e guarda la Juve dall'alto del punticino in più in classifica, 37-36 per i nerazzurri. Nella domenica della S, come scudetto ma anche come Spal e Sassuolo, avversarie delle due sfidanti al trono dell'Ameno, Conte non finisce nella trappola come Sarri e dà un nuovo segnale di forza al campionato. Grazie a Lautaro Martinez, che nel primo tempo segna una doppietta, il Toro sale a 13 gol stagionali, Antonio entra nel libro dei record nerazzurri. Nessun allenatore era mai riuscito a vincere 12 volte nelle prime 14 giornate di Serie A. Lui, al primo tentativo, ce la fa, staccando l'Inter di Aldo Olivieri che nel dal 1950 al 1951 si fermò a 11 successi. Non male insomma. Per un allenatore arrivato con il marchio bianconero che oggi è nel cuore dei tifosi interisti. Tanto da meritarsi prima dell'intervallo il coro della curva nord salta con noi Antonio Conte, lui si gira e risponde battendo le mani. Meglio di così, insomma, non si può. Dominio, anche se l'Inter, per la verità, meglio poteva fare. I nerazzurri, che fanno il pieno di entusiasmo in vista la doppietta Roma e Barcellona al Meazza, il 6 e il 10 dicembre. Dominano il primo tempo ma si prendono qualche rischio di troppo nella ripresa, quando la Spal si sveglia dal letargo. I ferraresi, penultimi, arrivano a San Siro con il primato negativo dello 0 nella casella dei gol in trasferta. E infatti per 45 non fanno niente in zona Handanovic. L'unico a farsi vedere è Petagna, prima con un tiraccio e poi per uno zigomo sanguinante causa gomitata fortuita di De Vrij. Toro, straripante, l'Inter, che fa riposare Goudini e mette Lazzaro titolare a sinistra, va con il pilota automatico senza però uccidere il match. Con Lautaro terminale sempre più efficace, il numero 10 è già a quota 13 gol stagionali. Nessuno l'avrebbe immaginato un anno fa, oppure la scorsa estate quando si parlava di Lukaku Dzeko come nuova coppia d'attacco per Conte. Il Toro fa le prove generali al 15° di testa, pallone alto, su cross di D'Ambrosio. Un minuto dopo ecco l'1-0, Brozovic vince, un contrasto con Valdifiori a centrocampo e da terra serve Lautaro, che punta l'area e prima di entrare incrocia il destro e la mette nell'angolino. Il raddoppio, di testa, arriva al 41°, il cross di Candreva è troppo invitante, il Toro schiaccia in mezzo all'area. Pillola statistica, l'interista ha segnato 10 gol su 13 nei primi 30 minuti, gli altri 3 sono arrivati quando ha firmato la doppietta, con Sassuolo, Slavia Praga e Spal. Fiammata Spal, sembra tutto troppo facile. Eppure là, Spal improvvisamente dà segni di vita. E con Valotti, bravissimo nello slalom in mezzo alla difesa nerazzurra, segna al 51° con il primo tiro in porta. Lo schiaffo, fa arrabbiare Conte e sorprende l'Inter, che per qualche minuto balla, al 55° altro brividone per gli oltre 61.000 di San Siro, ma Murgia arriva in ritardo e, Anda risolve. Poi riecco i nerazzurri. Al 56° Lautaro schiaccia su cross di Lukaku ma stavolta Berisha respinge con le gambe, al 60° è ancora il portiere della Spal a stoppare Candreva. Ora sì che è partita vera. Al 68° spreca tutto Lautaro, Lukaku lo mette solo davanti a Berisha ma l'argentino perde tempo e viene murato. Al 70° ci prova Floccari, appena è entrato, ma va centrale. Ancora Spal al 74°, Tomovic, liberissimo davanti alla porta, all'altezza del dischetto, svirgola. Conte capisce che va cambiato qualcosa e riassesta i suoi, dentro Goudin Biraghi Borca Valero, fuori Lazzaro Candreva Gagliardini. C'è da soffrire e da resistere, con Kurtic che nel recupero mette a lato di poco. Ma, alla fine si può fare festa, l'Inter è di nuovo prima, il Meazza canta salutate la capolista. Copyright riproduzione riservata Let's Block Ads. We'll be right back.